Zombie Apocalypse. Ciao ragazze, ciao a tutte e a tutti, nuovo video skincare, come state? Spero bene. Nuovo video skincare perché oggi volevo parlare un po' dei prodotti che utilizzo per farmi la skincare. Allora, compro un prodotto, utilizzo questo per lavare il viso, ma anche per struccarmi ovviamente, sia struccarmi che da lavare il viso. A volte uso Garnier, ma tante volte utilizzo anche questo. Questo è la Vichy micellare, molto buona. E poi, che ovviamente la utilizzo sia per faccio il mio solito pannetto struccante, oppure vado direttamente con le mani. Lo so, con le mani non è tanto igienico, però oppure vado con il dischetto struccante, trovo meglio con le mani anche. O vado direttamente di dischetto struccante e vado lì. Mentre questo cos'è? Sì, la stessa identica cosa. Questo è un 200 ml di prodotto, è un tonico perfezionatore per eliminare i residui di trucco e le impurità per pelli sensibili. Va bene? Ah, perché è nuova nel mio canale, è una pelle secca, tendente al lucido, però d'estate ovviamente mi lucido, vabbè. Comunque anche d'inverno, se ho troppo caldo, mi lucido lo stesso. Comunque la mia pelle è molto secca, 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 secchissima. La devo idratare in continuazione perché è secca. Comunque questo tonico qua mi sta piacendo, all'inizio non era al massimo, poi però mi sono accorta che non è malaccio. E poi vado di crema, lo so che è sbagliato come faccio io, ma mi trovo meglio come faccio io. Questo è un 12 mesi di Pauper, 50 ml il prodotto, e non è appiccicoso per niente. La utilizzo, è una texture molto morbida, vedete? Guardatevi che è buonissimo, mi piace, ottimale. Non è appiccicosa, perché non è appiccicosa, però mi ci trovo per questo bel lavoro, perché idrata e rigenera allo stesso tempo, come questo prodotto qua del tonico sempre di Vichy. E questa mi idrata bene la pelle, fa sì che tutta la mia pelle, come si suol dire, se la risucchia, perché è talmente secca che si risucchia qualsiasi cosa la mia pelle. Non so come faccio, però top, mi piace. Nulla, come altro prodotto che voglio mostrarvi e del cellare, che non so se uscire dalla camera o meno, ma mi sa che se mi ricordo mi metto una foto al lato, non faccio più come l'altra volta che mi dimentico, però va a mettervi una foto al lato e nulla, e nel montaggio ve la metto qua, da questa parte qua, faccio uno spazio di qui, mi muovo da questa parte e vi metto qua al lato una foto della Garnier, perché al momento non me la ricordo, cioè non la voglio di alzarmi dalla sedia. Comunque niente ragazze, sì, è una buona texture anche quella crema, quella acqua micellare di Garnier, non brucia, perché è vero, non brucia, e gel rinfrescante e sfoliante per il viso. Sto utilizzando Nivea micellare, il gel Nivea micellare, quello per tipo scrub, effetto c'è lo scrub, faccio i granuli, e quindi nulla, fa il suo solito lavoretto di scrubare bene il viso, tutto quanto. Poi c'è magnolia, fiori di magnolia, presa l'Eurospin, che quello sto utilizzando per il corpo, tante 24 ore non stop, ma vabbè, dettagli, 24 ore che si tiene una crema così. Ora non l'ho utilizzata, non lo apro perché prima devo finire le altre, sia Vichy che l'acqua delle rose, acqua delle rose normali, quelle che c'ho in bagno, e questa è quella che devo ancora utilizzare, insieme alla sua, devo guardare questa qui, devo guardare questa era... Questa qua che è la stessa cosa di quell'altra crema. Questa qui è terminata, ve la faccio anche vedere che è terminata. Ed è terminata perché mi è strapiaciuta. Anche questa, allora questa... Ma aspettate un attimo. No, sono diverso colore. Già, vedete che sono diverso colore. Quindi è top, mi piace da morire. Wow, top. Aspettate qui, ragazze mie. Allora, secondo che se non ho paura di dimenticarmi, beauty, skincare, body e anche faccia, tutto il corpo.
A parte la testa che, vabbè, i capelli metto a parte perché sennò mi scende io troppo lungo. Dunque, vi stavo dicendo che come micellare sto utilizzando questo della Garnier Skin Active. Come micellare tutto in uno, per peli, niente idrata e strucca, viso, occhi e labbra. Senza risciacquo, ma ovviamente il risciacquo per l'amor di Dio, perché non si sa mai. 400 ml di prodotto, consiglio perché veramente è troppo buona. E non brucia, come vi ho già accennato. Poi c'è questa qua che ho dimenticato come al solito di prendere. Anche questa la utilizzavo, non so se l'ho fatta vedere nei miei video precedenti. E questa è la detergente idrata la pelle formula ipoallergenica anti-arrossamenti, quindi top, quotidiano. Previene le imperfezioni, leviga la pelle antibatterico. Senza. 12 mesi di PAO, top. Questo ha un leggero granuli che scravano il viso molto delicatamente. Mi sembra uguale quasi al bagnole dell'Euroskin, top. Questo è Nivea, vedete? Ops, sì, questo è anche questo. Di Nivea, appunto, vi ho fatto vedere che c'è qui la sua crema, che non la tocco finché. E poi utilizzerò questa, la stoppo per un bel po' perché tanto. Voglio finire, voglio iniziare anche la sua. Questa qua mi sta dicendo un botto ed è 200 ml di prodotto. Non l'ho pagata neanche tanto, la fesseria, diciamo. Mi sta Piace. perché non piace la ragazza, ve lo dico subito, perché non piace la rosa, ve la sconsiglio altamente. E se vi piace, prendetela perché vi innamorerete di questo prodotto, molto buono. Tra l'altro, non un po' diluito perché ce n'è poca. Faccio così. Esce il suo prodotto, quindi questo ancora non l'ho stoppato perché c'è anche la sua crema. Quando lo stopperò, ne prenderò. Vabbè, non lo devo stoppare perché sennò, ragazze, cosa succede? Succede che non la finisco più questo detergente. Comunque, lo uso anche quando voglio fare una lunga skincare. Uso questo oppure prima uso questo, poi uso questo, mi risciacquo il tutto e faccio doppia detersione con questo prodotto e la sua crema che c'ho. Il body wash, utilizzo questo bagnoschiuma della Mantovani. Ne ho due in doccia, un'altra è estratti di tè e cetriolo. Non è male, manco questa. A me il profumo, bravo pure. Sa molto di cetriolo, quindi molto buono. Estratti di tè non ce lo sento tanto, ma di cetriolo sì, sicuro, molto buono. Comunque, questo è un 500 ml di prodotto per 12 mesi di PAO, quindi top. Questo è fantastico, mi piace e mi piaceva morire. All'inizio non lo so, poi però non, ho detto non è male. E come altro body idratazione wash dopo post doccia utilizzo sempre questa crema, ma ne ho un'altra di là. Ne ho un'altra di là. La devo finire dopo la doccia perché sennò veramente la butto e non se ne parla più, ma io odio buttare le cose, quindi preferisco non buttarlo, la crema. E poi nulla, stavo cercando di fare un progetto smaltimento, ma vedo che ancora non ci siamo proprio, però vabbè. Quindi questa è Nivea, 350 ml di prodotto per un paio di, e questa non vi è scritto, ma non importa, ce la facciamo andare bene lo stesso, importante finirla. Perché questo qua è riciclabile, questo prodotto, questo flaconcino qua, questo flacone. Quindi non vedo l'ora di finirle e dirvi se mi è piaciuto o meno. Già mi sta piacendo perché lascia una pelle morbida, la spalmosa sul seno, sulla pancia, dappertutto e mi fa una pelle wow, da morire, top, fantastica. Mi piace da matti. La metto anche sulle gambe che le ho molto secche, una cosa pazzesca, sui gomiti. La uso anche per le mani, in faccia non più di tanto perché mi sposa i prodotti per la faccia, cioè le creme, di là non si sfugge, però ogni tanto mi azzardo a metterla in faccia, non sempre, voi direte cose, ci cioè, prendete di no, sì, ogni tanto lo faccio, ma non sempre, però qualche volta mi riesce di fare che il telefono fosse un po' messo male, ma invece no, sto registrando col telefono come sempre. Comunque niente, questa è la crema corpo all'avocado, appunto, crema corpo per pelli secca, io ce l'ho, appunto, ribadisco, molto secca, sia su dietro le cosce che sulle ginocchia, vabbè, a parte le gambe che sono molto secche, ma
Sto cercando di bere più acqua, perché più bevete acqua, cioè più io parlo perlomeno per me. E io più bevo acqua, più mi accorgo che sto diventando con la pelle quasi a posto. Solo se bevo acqua e metto tanta crema e mangio più frutta, a ribadire più acqua, bevendo più acqua e tutto, e mangiando sano, più mi accorgo che, come si dice, ho più, come si può dire, più pelle liscia e più riesco, vabbè, scusate, fa un po' schifo da dire, ma più vado in bagno, però vabbè, dettagli. Questa crema mi sta piacendo un casotto, se perdonate, ma non è necessario. Già, ah, raga, l'ho rimesso questo smaltino, che è, attenzione. Eccomi qua, allora questo smaltino è della Wycon ed è un 260, sì, numerazione 260, è un color melanzana ed è questo della Wycon, vedete? Già, Wycon. Niente, questo è il mio smaltino. Ho messo un po' di fondotinta stamattina della Essence, uniforme con il mio incarnato di pelle, quindi spero che di aver azzeccato, ma penso proprio di sì. E niente, io all'inizio mi vedevo un po' una strisciata, vabbè, sul mio incarnato, diciamo, ma boh, non lo so, penso che vada bene questo fondo, più c'è blush e bronzer, a volontà, cipria della Rimmel, cacao, che è un SPF 15. Ho messo questo gioiello qua, che è l'albero della vita, se vi può piacere, vedete? Questo era un anello di mia madre, bellissimo. E con bracciale. Oggi mi sono andata ad adornare bene, vedete? Vedete che i bracciolini. Questo qua, vabbè, me l'hanno regalato, diciamo la verità, ecco qua. E questo è l'albero della vita, questo. L'outfit, vabbè, nulla di che, pantaloni. Bene, ragazzi, questo era tutto. Spero che questo video vi Ci sia sia piaciuto. piaciuto. Al prossimo video. Ciao! Buona vita a tutte!